Cristina Meschia il 26 aprile a Villa d'Ossola ha presentato il suo secondo CD in dialetto Inverna, ne ha raccontato la storia, ma questo nome da dove viene fuori? Allora, Inverna è uscito casualmente leggendo un libro di Piero Chiara, Le stanze del Vescovo, e nell'incipit appunto ho letto questa parola e subito mi ha colpito, che è Inverna, e Piero Chiara raccontava appunto di essere su questa barchetta in mezzo al lago, spinto dalle da questa brezza leggera da una parte all'altra del Lago Maggiore, dalla sponda lombarda alla sponda piemontese. Allora io mi sono detta, cavolo, anch'io sono su quella barca immaginaria e anch'io sono spinta da questa brezza leggera da una parte all'altra del lago, perché comunque queste sono tutte canzoni in dialetto lombardo, ma io sono piemontese e il disco precedente appunto conteneva brani del Verbano Cusio-Ossola, da qui Inverna, un po' complicato il concetto forse. Quindi è il tuo secondo CD in dialetto. Sì. Come mai ti è nata questa passione per le nostre lingue locali? Tu sei nota come cantante jazz, anche se mi sembra che rifiuti un po' queste categorizzazioni. Esatto, sì, io non amo le categorizzazioni, sono una persona un po' fuori dagli schemi a volte. Nasce questa passione nel 2015, quando all'epoca abitavo a Roma ed ero in contatto con ragazzi provenienti da tutta l'Italia e tutti cantavano e scrivevano nel proprio dialetto, e io mi sono detta, cavolo, manca a me sul dialetto. E quindi lì è iniziato l'amore e la ricerca verso... Continuerai ancora a fare CD in dialetto o è un filone esaurito? Continuerò ancora perché c'è tantissimo da scoprire, adesso sto facendo delle ricerche sulle musiche popolari nel mondo, da Violetta Parra a appunto le canzoni argentine, ai dialetti della Romania, la canzone popolare è infinita.